Il mio intendimento di questa sera è illustrarvi il processo di VAS, di valutazione ambientale strategica. E che cos'è e come si applica al caso della variante del PGT di Mannate? VAS è un acronimo appunto per valutazione ambientale strategica e si articola sinteticamente, si applica ogni volta che c'è un piano nuovo, c'è una variante di piano, e si articola sinteticamente in questi passaggi. Poi li vediamo anche come si chiamano precisamente, però il senso delle cose volevo illustrarvelo prima. Innanzitutto deve essere analizzato lo stato dell'ambiente, anzi prima ancora bisogna dichiarare come si farà a analizzare lo stato dell'ambiente, che fonti si utilizzeranno, che tecniche si utilizzeranno, che persone andranno sentite, che stakeholders, che associazioni, eccetera. Viene analizzato poi lo stato dell'ambiente del territorio su cui si applica il piano, seguendo diciamo delle linee guida, ma analizzando tutti i comparti ambientali che possono essere interessati da un piano urbanistico. Si produce un documento che dice qual è la situazione in quel momento e si individuano anche gli obiettivi, che ne so, diminuzione dell'uso del suolo, diminuzione dell'afflusso di acque bianche nei collettori fognari, diminuzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, aumento della superficie di aree protette o aumento della connettività ecologica tra le varie aree protette, che è una tematica molto calda in questo momento, perché ci si è resi conto che non basta proteggere, ma bisogna anche fare in modo che la parte faunistica dell'ambiente possa passare da un'area protetta all'altra. Definiti questi lo stato dell'ambiente e gli obiettivi, si colloca a questo punto con l'urbanista, che definisce le azioni del piano. È un colloquio continuo per aggiustare il tiro, fino a che alla fine il piano esce e viene validato dalla VAS, che dice va bene. Non lo dice soltanto la VAS, ma lo dicono poi gli enti che controllano che il piano e la VAS siano coerenti e coerenti con gli obiettivi generali. Lo vedo nel video, scusate se non vi se guardo là e non voi, ogni tanto da una parte, ogni tanto dall'altra. Ok. Allora, cos'è la VAS? Ve l'ho detto sinteticamente, cioè in pratica è fotografare lo stato dell'ambiente, individuare degli obiettivi nella nuova pianificazione, valutare le azioni di piano ed arrivare a concludere un piano che sia compatibile con gli obiettivi e quindi validarlo in una qualche maniera. È un processo continuo che parte dalla fase di orientamento, passa attraverso l'elaborazione e la redazione dei vari strumenti, delle varie forme di analisi, quindi all'analisi del documento di piano ed arriva poi all'approvazione, all'individuare anche dei sistemi di monitoraggio dell'applicazione del piano stesso. La normativa di riferimento, ve la cito semplicemente, si parte da una direttiva europea del 2001, si va al decreto legislativo 152 del 2006 e alla legge regionale 12 del 2005. Oltre che gli strumenti, diciamo, paralleli per valutare un piano o per valutare delle azioni, sono la VIA, che è una valutazione di impatto ambientale dei progetti contenuti in determinati allegati, quindi non valuta il piano ma valuta le singole azioni. Questa è una differenza da tenere presente. Si vuol fare una nuova centrale nucleare a Mannate, bisogna fare prima il piano che prevede che ci sia la centrale nucleare, okay? E poi bisogna fare la valutazione di impatto ambientale della centrale nucleare stessa. L'altro strumento di valutazione che invece si potrebbe applicare a Mannate, ma non è il caso, ma ve lo cito ugualmente, è la valutazione di incidenza, che è un sistema individuato dall'Unione Europea per valutare piani o azioni che possono toccare e incidere sui SIC, che sono i siti di importanza comunitaria, e le ZPS, zone di protezione speciale, che sono le aree protette dell'Unione Europea. In provincia di Varese ce n'è un po' più di una ventina, ma come vedremo le più prossime sono la ZPS, il SIC del Lago di Varese, che vedete a sinistra, e poi i SIC presenti all'interno del Parco del Campo dei Fiori. In questo caso quindi non si rende necessario fare una valutazione di incidenza perché siamo sufficientemente lontani. Se fossimo prossimi, cioè in comuni che pianificano anche all'interno dei SIC o in un buffer, cioè una fascia diciamo di salvaguardia di circa un chilometro, sarebbe necessario valutare il piano anche sotto questo punto di vista.
il procedimento, allora il procedimento di VAS della variante generale del PGT è stato approvato a suo tempo, adesso si stava invece valutando la variante. Il Comune ha deciso di estendere la VAS anche le varianti del piano dei servizi e del piano delle regole. Lo schema metodologico prevede una serie di passaggi. I primi sono la preparazione e l'orientamento, che non vi sto a illustrare, e poi c'è l'avvio del confronto, una conferenza che è la fase in cui siamo arrivati adesso, per arrivare quindi alla redazione dei documenti che riguardano l'ambiente e il piano. Seguiranno i vari passaggi, come passaggi che sono principalmente quelli chiamati dal piano di governo del territorio, ma in cui la base è sempre affiancante, che sono l'adozione, la raccolta delle osservazioni e il parere motivato finale, fino all'approvazione. Qui vediamo i soggetti coinvolti, l'autorità procedente, il Comune di Malnate, la figura dell'architetto Filippozzi, l'autorità competente per la VAS, che è sempre il Comune di Malnate, però il Geometra Battaglini, sono due strutture diverse, una teoricamente nella logica dovrebbe controllare in qualche maniera l'operato dell'altra, l'estensore del piano di governo del territorio, l'architetto Pozzi, l'estensore del rapporto ambientale, che siamo noi, cioè io rappresento Idrogea Servizi, che è un gruppo di professionisti di varia estrazione. Poi sono i soggetti competenti in materia ambientale che devono valutare se il lavoro che viene fatto è adeguato per le prescrizioni generali e specifiche sul territorio, l'ARPA, l'ASL, la Regione Lombardia, Direzione per i beni culturali e paesaggistici, la Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per i beni archeologici. Poi ci sono gli enti territorialmente interessati che hanno il diritto e dovere di dirla loro, la Regione Lombardia, la Provincia di Varese, settore territorio urbanistica, settore ambiente, la Provincia di Como perché contigua, i comuni confinanti, Cantello, Lozza, Vedano, Binago, Solbiate, Cagno, il PLIS della Valle dell'Anza, la Regione Lombardia, Ster Varese, l'autorità di bacino per il fiume Po, l'ATO, che sarebbe l'attuale organizzazione attuale potenziale organizzazione degli acquedotti e del ciclo delle acque in provincia di Varese, l'ASPEM in quanto gestore dell'acquedotto e l'Enel Sole e l'Enel Gas. Poi sono soggetti coinvolti anche le associazioni ambientalistiche di categoria, associazioni di cittadini di vario genere e infine il pubblico, cioè i singoli cittadini che partecipano al processo partecipativo. I documenti principali prodotti sono il documento di scoping, che è un documento propedeutico al procedimento di VAS, che definisce l'ambito di influenza del piano e la portata delle informazioni inserite nel rapporto ambientale, cioè in pratica dice come si va a fare questo, come si va a fare a redare il rapporto ambientale, quali sono gli elementi che bisogna tenere in considerazione e come si terranno in considerazione. Poi il rapporto ambientale, che è il documento nel quale vengono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell'attuazione del piano e le possibili alternative. E poi la sintesi non tecnica del rapporto ambientale, perché talvolta questi rapporti hanno dei tecnicismi che sfuggono, invece l'obiettivo della legge è anche che siano comprensibili a chiunque. Vediamo innanzitutto l'ambito di influenza del piano. Per la definizione bisogna avere innanzitutto il quadro programmatico di riferimento, cioè un PGT non può essere fatto ogni comune come vuole e l'analisi ambientale ognuno come vuole, ma ci sono una serie di strumenti sovraordinati di cui bisogna tenere conto e a cui bisogna adeguarsi. In particolare la particolarità del Comune di Malnate è che si inserisce in un contesto transfrontaliero e ai confini tra una provincia e l'altra. L'analisi del contesto territoriale, riassumendo i quadri ambientali di riferimento e gli aspetti socio-economici rilevanti per le potenziali ricadute ambientali, l'altra tematica ovviamente importante. Quindi in pratica l'analisi del contesto in cui ci si muove. Allora, vediamo quali sono gli elementi del quadro programmatico di riferimento. Innanzitutto il piano territoriale regionale, che è lo strumento, diciamo, io non sono un urbanista, quindi uso magari delle parole per farmi capire che non sono precisamente quelle tecniche, però penso che siano così comprensibili per tutti. Ok, lo strumento urbanistico più ampio, pianifica l'uso del territorio a livello regionale, a natura e effetti di piano territoriale paesaggistico. Il sistema territoriale che meglio caratterizza Malnate è quello metropolitano.
si scende al piano provinciale, che si chiama Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, PTCP, e si riferisce a queste tematiche: alle previsioni in materia di tutela di beni ambientali e paesaggistici, alla indicazione e alla localizzazione di infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, all'individuazione degli ambiti agricoli, all'individuazione delle aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico. Cioè, queste vengono già definite dal PTCP. In pratica un comune può programmare, pianificare quello che vuole, ma deve essere coerente con quello che è stato deciso a livello provinciale. Questo anche per evitare che un comune faccia una cosa, quello vicino quell'altra, e queste vanno in conflitto, come succede talvolta con i PRG. Il contesto programmatico di riferimento è anche il contesto transfrontaliero ed extraprovinciale, che per Mannate è rilevante perché, come accennavo, siamo ai confini con la provincia di Como e prossimi ai confini con la Svizzera, e quindi l'analisi deve essere sviluppata anche a un livello diverso da quello provinciale in senso stretto. Quindi bisogna guardare il PTCP della provincia di Como e il piano direttore del Canton Ticino. Poi ci sono, scendendo ancora di livello, strumenti di pianificazione locali e vincoli che competono direttamente l'ambito comunale. Innanzitutto c'è lo studio geologico, la componente geologica del PGT, che definisce i vincoli di pulizia idraulica e la pianificazione della pianificazione di bacino, e le zone di rispetto di pozzi e sorgenti. In questo senso c'è quello che ha supportato la redazione del PGT attualmente vigente. C'è la fattibilità geologica, che sempre si ricava dallo studio geologico, che mappa il territorio e individua quattro classi di riferimento. La classe 1, dove si può fare praticamente qualsiasi azione, fate salve tutte le qualsiasi azione per quanto riguarda la geologia, quantomeno ovviamente. La classe 2 con limitate limitazioni, la classe 3 sono aree dove le limitazioni sono consistenti, quindi se sostanzialmente non si potrebbe fare niente a meno di fare approfondimenti o azioni per rendere compatibili le trasformazioni del territorio, e la classe di fattibilità 4 dove non si può fare assolutamente nulla. Un esempio classico sono le zone di tutela assoluta dei pozzi, cioè i 10 metri intorno a ciascun pozzo, dove non si può fare altro che recintarle e fare in modo che non c'entri nessuno tranne gli addetti all'acquedotto. Altri strumenti di pianificazione locale sono la zonizzazione acustica del territorio comunale, che risale al dicembre 2002 per quanto riguarda Malnate, e il piano di indirizzo forestale, il PIF, della provincia di Varese. Il comune di Malnate è stato classificato come area ad elevato coefficiente di boscosità. Sempre nel quadro programmatico di riferimento, a livello locale, bisogna tenere conto dei PLIS. I PLIS sono parchi locali di interesse sovracomunale, sono il livello più basso e più prossimo al territorio delle forme di protezione della natura. E il comune di Malnate è all'interno del PLIS Valle del Rio Lanza, e fa parte anche del costituendo PLIS della Valle della Bevera, che sta arrivando a conclusione, anche se con qualche difficoltà. E inoltre all'interno del territorio che sta per essere studiato nell'ambito dello studio di fattibilità di un nuovo PLIS che si chiama Cintura Verde, a sud di Varese, che è contiguo con Bevera, Lanza, e che dovrebbe girare intorno sostanzialmente, seguendo l'Olona, alla città di Varese per arrivare alla SIC ZPS del lago di Varese, quindi per completare la connessione tra aree protette partendo da nord ed arrivando a sud sull'Olona, ad est lungo il Pistilio Lanza e ad ovest alla SIC, appunto alla zona del lago di Varese, e da lì al Campo dei Fiori. Esiste anche il PLIS Primo Maggio, parco botanico di modesta estensione, 3 ettari, istituito nel 1976. Buona parte del territorio boscato comunale è soggetto a vincolo idrogeologico. E ci sono poi beni tutelati nel senso del decreto legislativo del 42 del 2004, cioè boschi latifoglie ed aree di rispetto e fiumi 150 metri. Sono le due cartine che vedete. L'analisi del contesto territoriale viene effettuata seguendo questo schema chiamato SWOT, cioè per ogni comparto viene
utilizzata questa matrice dove si individuano le forze, le positività del territorio per quell'aspetto specifico, le debolezze, e da lì discendono le opportunità e le minacce. Alcuni aspetti sono più strettamente, diciamo, urbanistici, antropici. Noi stiamo approcciando questa VAS soprattutto, anche se non esclusivamente, dal punto di vista ambientale, nel senso dell'ambiente natura. Vediamo il sistema, prima di tutto quindi il sistema ambientale. I punti di forza del territorio di Malnate, uno dei punti di forza è la rete ecologica. Vi accennavo al fatto che diciamo, attualmente la protezione della natura non si esplica più semplicemente attraverso la protezione in aree protette. In questo l'Italia, tutto sommato, e anche la Lombardia è messa bene, anche molto bene. Il territorio lombardo, una parte importante del territorio lombardo è coperta da parchi regionali, da PLIS, da SIC e da ZPS, dentro i quali generalmente lo stato dell'ambiente è da buono a ottimo. Il problema che si sta verificando è che non ci sono più connessioni tra le aree protette, che si chiamano, o comunque aree elevate alla naturalità, non sempre protette, che si chiamano corarea, dove la natura sta bene. Mancando i collegamenti non c'è flusso eugenico e quindi qualsiasi problema può avere una popolazione rischia di estinguersi localmente, ma l'estinzione locale è la parte iniziale di un processo più ampio che l'estinzione a livello globale. Per questo è necessario mantenere dei corridoi ecologici, quindi permettere alle popolazioni di spostarsi. Alcune si spostano più facilmente, gli uccelli per intendersi, altre, quelle terricole, generalmente con più difficoltà, e poi alcune specie ancora meno, cioè gli insetti, almeno alcuni insetti hanno degli spostamenti nell'ordine dei metri o dei decametri all'anno. Quindi è importante per il mantenimento della qualità dell'ambiente mantenere aperti questi corridoi ecologici. Malnate è in un punto abbastanza focale rispetto alla rete delle aree protette della Lombardia nord-occidentale, perché ci sono dei corridoi rilevanti sia in senso nord-sud che in senso est-ovest, anzi questi più o meno si intrecciano nella zona della Folla, che è anche uno dei punti critici, diciamo, del PGT. I collegamenti nord-sud sono garantiti principalmente dai fiumi, anzi il corridoio principale che collega Appennini e Alpi passa qua vicino, è il corridoio che sale lungo il Ticino, perché i corridoi in tutta Lombardia, nord-sud, sono lunghi fiumi. Passa lungo il Ticino e tende a connettersi alle Alpi, passando attraverso il Parco del Campo dei Fiori, quindi praticamente qua a fianco. Potrebbe sembrare, diciamo, una preoccupazione soltanto di alcuni ricercatori, ma per fare un esempio pratico, avete tutta la percezione che nonostante ieri abbia quasi nevicato, io abito a Brinzo, anche nevicato, la temperatura in media del globo sta aumentando. Il mese di marzo è stato un mese particolarmente caldo, non poco, tanto, in Canada 20 gradi più della media, in Lombardia è stato il marzo più caldo da quando si fanno le misure, vado a memoria, 10 gradi più della media normale. Ok, in questi casi le popolazioni degli animali tendono a seguire un po', cioè a spostarsi se possono. Se amano stare in un determinato clima, si spostano o verso l'alto, se hanno le montagne, oppure verso nord. Gli animali che dagli Appennini vogliono andare verso le Alpi salgono, poi si trovano davanti alla Pianura Padana, che è tutta, diciamo, non è più naturale, e quindi tendono a infilarsi nei corridoi, seguirli per spostarsi a nord. Quindi stanno arrivando specie, animali tipiche di un contesto mediterraneo, l'istrice per un esempio, che mai si è visto da queste parti. E se non trovano dei corridoi nord-sud, questo è un grave problema. Questo è il senso del corridoio nord-sud che passa lungo l'Olona. Poi c'è bisogno anche di corridoi est-ovest, in questo caso abbiamo il futuro PLIS il PLIS della Cintura Verde Sud di Varese e Rio Lanza. E tutto si incrocia sostanzialmente nel territorio di Malnate. Evidentemente è importante mantenere i varchi che rimangono aperti in questo corridoio. Per questo è importante la rete delle aree protette, ma anche la rete dei PLIS, che vedete in basso a destra, dove si riescono a vedere rappresentati in alto a sinistra il Parco del Campo dei Fiori, la ZPS del Lago di Varese, a destra il PLIS della Bevera in corso di istituzione, poi quello in giallo centrale è il PLIS Cintura Verde Sud Varese, che in parte incide sul territorio di Malnate, e più a sud il PLIS Rile Tenorolona.
In basso a destra c'è anche il parco regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate, che è un po' un'isola separata, che è, e questo è un problema anche. Infatti sono stati fatti degli studi genetici su specie facilmente analizzabili come gli scoiattoli, e risulta che il parco, pur avendo una popolazione buona, è geneticamente già isolato. E quindi ci sono dei progetti che non riguardano i comuni malnati, ma che servono per connettere con le altre aree protette. Tra i punti di forza c'è il sistema fluviale, la rete idrografica di Malnate, dominata da corsi d'acqua relativamente minori e con qualità variabile, e poi dal fiumolone, che invece è un elemento primario. Elementi identitari del sistema paesaggistico, cioè il sistema morfologico del territorio di Malnate. Il pianalto, cioè Malnate è un classico pianalto, come viene definito da Langerone, rilevato rispetto alle valli fluviali. E questo sistema di terrazzi, di pianalti, è tipico della zona del Varesotto, in generale del Piedemonte, tra le Prealpi e la pianura. I punti di debolezza del sistema ambientale sono la frammentazione della rete ecologica, le infrastrutture sostanzialmente, ma anche il fatto che l'urbanizzazione spesso procede, le modificazioni, lungo gli assi viari. E questo è una cosa molto pratica per uno che deve uscire con la macchina e mettersi su una strada, o per uno che deve costruire, ma riduce fortemente innanzitutto la connessione ecologica e poi anche la percezione generale del paesaggio, per cui invece che avere dei nuclei urbani e delle aree verdi c'è una marmellata continua, perché se si guarda con Google la pianura padana, soprattutto la Lombardia nord-occidentale, questa è la percezione che si ha. E questa cosa riguarda ovviamente anche Malnate, che non è che fa eccezione rispetto al contesto intorno. Lo stato di abbandono e inquinamento, in particolare le aree di grado ambientali, soprattutto lungo i corridoi fluviali, le aree dismesse, che sono un punto di debolezza ovviamente. La dotazione idropotabile, cioè Malnate ha una caratteristica di avere sostanzialmente poca acqua nel sottosuolo, per cui dipende almeno parzialmente dai comuni limitrofi. Peraltro questa poca acqua in parte è impattata da fenomeni di inquinamento, per quanto in corso di risoluzione, ma che ci sono, in parte e per giunta nella piana dove potrebbe pescare acqua Malnate ci sono attingimenti anche da acquedotti contigui, per cui generalmente Malnate è una situazione di deficit idrico, e questa è una criticità abbastanza significativa. E fortunatamente Malnate in qualche maniera è connessa a Varese e ha un sistema acquedottistico più ampio, altrimenti lo sviluppo, diciamo, dell'attività sul territorio di Malnate deve tenere strettamente conto della dotazione idropotabile. Ci sono comuni non tanto lontani da qua, c'è una fascia praticamente sfortunata che va dal lago di Varese fino all'altezza di Gallarate, una fascia est-ovest, dove di acqua sotterranea ce n'è poca, soltanto lungo gli assi fluviali, e spesso è già sfruttata o inquinata o in passato utilizzata ad attività industriali, adesso meno. Bene, alcuni di questi comuni hanno avuto uno sviluppo notevole senza tener conto della risorsa acqua e sono trovati ad avere difficoltà considerevolissime, perché i sindaci a quel punto fanno fatica a rispondere ai cittadini che vogliono l'acqua d'estate. È vero che questa è una zona, il Varesotto in generale, dove piove spesso in maniera continua durante l'anno, non c'è un massimo e un minimo, se andiamo a vedere le pluviometrie medie, sono quasi uguali in tutti i mesi, tranne quando arriva Luna Park a Varese che c'è un picco, per il resto mediamente sono 100 mm al mese. Però c'è una forte variabilità, inoltre le variazioni climatiche sono indirizzate verso un aumento della variabilità, cioè non soltanto aumenterà un po' la temperatura, ma soprattutto ci saranno gli inverni più freddi dell'ultimo secolo, le estati più calde dell'ultimo secolo, la pioggia concentrata maggiore dell'ultimo secolo, il periodo di siccità maggiore dell'ultimo secolo, se non dell'ultimo secolo, degli ultimi 30 anni. Comunque aumenteranno gli eventi estremi. Questa cosa incide anche sulla dotazione di acqua, perché se l'acqua arriva con continuità, piove spesso, innanzitutto si innaffiano meno gli orti, si lavano meno le macchine e poi le falde si ricaricano con continuità. Invece, se ci sono periodi di crisi idrica, di precipitazioni, in alcuni comuni, le falde di Malnate, tranne quelle della Bevera, ne risentono, hanno una diminuzione della possibilità di attingere e quindi progressivamente si arriva alla crisi idrica. L'ultima è stata qualche anno fa, ha causato un aumento incredibile di ricerche idriche per fare nuovi pozzi, decisamente fuori luogo, quando c'è la crisi idrica un pozzo non si fa tempo a farlo.
Questi studi hanno portato ad individuare delle aree per nuove pozzi, ma poi quando è finita la crisi idrica, i sindaci genericamente, senza indicare qualcuno in particolare, hanno detto: beh, adesso non c'è più l'emergenza, quindi non abbiamo soldi, ci penseremo un'altra volta alla prossima crisi. Vabbè, nel caso di Malnate è una cosa su cui tenere delle attenzioni. È vero che è in sviluppo, sia tramite Aspen, sia teoricamente tramite Lato, una rete acquedottistica provinciale che dovrebbe servire per garantire acqua anche nei periodi di minore disponibilità, prelevandola dove ce n'è anche in questi periodi. Però sono piani, cioè, mentre quelli di Aspen sono piani più o meno che si sviluppano nel corso degli anni, quelli del Lato sono piani che si svilupperanno nel corso degli anni. Nel senso che Lato da 20 anni deve partire. E l'ultima assemblea dei sindaci diceva che partiva entro marzo. No, ha detto anche l'anno. Entro marzo facciamo tutte le operazioni. Io l'ho presente perché sono assessore del mio comune. Entro marzo del 2012. Almeno aprile direi a questo punto. Punti di debolezza, rischio idrogeologico. In realtà il rischio idrogeologico sul fiume Olona, che è il fiume su cui c'è il maggior rischio idrogeologico, è a valle di Malnate, però la prima azione importante è stata fatta dalla provincia di Varese sul territorio anche malnatese, cioè lo sbarramento di Gurone che avete visto, che ha la funzione di laminare le piene per evitare che il corso dell'Olona, per evitare le piene più a valle. Cioè l'Olona ha una forma, il bacino, come dire, a fiore, nella parte alta da Folle di Malnate in su, si dirama verso Rio Lanza, la Bevera, l'Olona nel ramo della Valganna e nel ramo di Brinzi, della Rasa e poi nel Vellone, quindi è ampio. Poi si richiude questo fiore sullo Stelo che parte appunto da Malnate e va verso Milano. Quindi tutta l'acqua che viene ricevuta dalla parte alta si incanala in un passaggio stretto. Lo sviluppo dell'industria in Lombardia è stato fatto soprattutto lungo i fiumi per avere disponibilità di energia motrice e di acqua, e quindi tutto il corso dell'Olona è ricco di aree industriali, adesso spesso dismesse. L'intervento principale per il momento è stato fatto però esattamente sul vostro territorio. L'altra problematica sono gli scarichi fognari, che vanno sistemati nel tempo, perché alcuni non sono ancora collettati. Comunque il problema è il sistema di pompaggio dei reflui collettati verso il depuratore del Pravaccio a Varese, che spesso crea dei problemi pratici di funzionamento, e la presenza ancora di scarichi civili, soprattutto nel torrente Fugasce. Vediamo opportunità e minacce. Tra le opportunità, quello di sviluppare studi specifici e approfondimento per la zona della Folla, in particolare modalità di recupero dell'area ex Iome, che su quell'area si concentrano vari interessi, mi rendo conto, però dal punto di vista naturalistico ambientale è la chiave di volta del sistema di Plis, cioè esattamente al centro tra il Plis della Bevera, il contatto tra Plis della Bevera, Plis Varese Sud e Plis di Loranza. Delimitare le aree destinate a Plis nella Valle della Bevera, tra opportunità dell'espansione del Plis di Loranza, e uniformare il quadro normativo relativo ai territori inclusi nell'area Plis, cioè sarà opportuno che ci sia una norma comune. Sviluppare attività in sinergia con i comuni confinanti per lo sviluppo di politiche di tutela del territorio naturale e dei corridoi fluviali. Valorizzare ulteriormente il sistema del verde territoriale, il Monte Morone e la Valle dell'Anza. Attivare politiche di riqualificazione di aree degradate, introdurre incentivi di risparmio idrico, attivando sinergie con i comuni contermini, incrementare la disponibilità idrica comunale al fine di ridurre le problematiche nei periodi particolarmente siccitosi e provvedere al completamento del sistema di collettamento degli scarichi fognari e la messa in funzione del depuratore di Torba. Questi contribuiranno al miglioramento dello stato qualitativo dei torrenti Fugasce e del fiume Olona. Minacce, invece, sempre secondo quella matrice che dicevo prima, la presenza di aree contaminate non bonificate, per esempio l'area ex Iome, che rappresenta un elemento di potenziale contaminazione dell'ambiente, oltre che un'occupazione di un'area proprio, consisto su dei corridoi ecologici. La tendenza all'impermeabilizzazione del suolo, del tessuto urbanizzato per la progressiva riduzione degli spazi aperti in ambito urbano, la progressiva espansione dell'urbanizzazione in ambito extraurbano e quindi riduzione delle aree agricole e boscate,
e progressivo indebolimento della struttura identitaria del contesto paesistico attraverso la riduzione delle aree agricole e uno sviluppo disarmonico del territorio. Eppure, e infine, l'infrastrutturazione dei sistemi di fondovalle. Vediamo il contesto, sono state effettuate analisi analoghe per sul sistema insediativo produttivo e sul sistema infrastrutturale. Allora, l'opportunità del sistema insediativo e produttivo, che si possono visualizzare dai primi studi che sono stati compiuti e valutando anche la VAS precedente. Tra le opportunità sono la possibilità di attivare sinergie col comune di Vedanolona per lo sviluppo delle potenzialità di insediamento esistente, correntemente denominato ortomercato, la valorizzazione e valorizzare la posizione strategica con il contesto circostante come nodo di relazione tra l'area varesina, svizzera e comasca. Diciamo, è una criticità, ma è anche una potenzialità quella di essere in questa posizione. Lo sviluppo e tutela in rete degli spazi aperti in ambito urbano. La valorizzazione, l'altra opportunità, la valorizzazione, valorizzare la dotazione di servizi e infrastrutture a scala locale, non concorrenziali con Varese, che per Malnate assume l'ambiguo ruolo di punto di forza per la vicinanza dei servizi offerti e di debolezza dal momento che per Malnate è difficile ipotizzare un ruolo concorrenziale. Questo è necessario operare per risolvere questa criticità. E poi tra le opportunità, forme di valorizzazione di elementi di pregio dell'archeologia industriale e delle cave storiche della Molera. Opportunità sul sistema infrastrutturale sono rafforzamento della connessione Ponte di Vedano-Briantea, che può rappresentare per Malnate un'opportunità di sviluppo per migliorare le connessioni infrastrutturali sovralocale e ridurre il traffico in transito, soprattutto quello pesante. Tra le opportunità, il rafforzamento delle connessioni a mobilità dolce lungo le direttrici nord-sud, sfruttando anche il progetto Greenway ferrovie abbandonate in corso di sviluppo lungo la Val Morea. La ricognizione puntuale sul territorio dei calibri delle strade urbane al fine di valutare la possibilità di attuare una rete ciclopedonale. Inoltre, il sovraccarico della rete strada urbana rende difficoltoso muoversi sul territorio comunale, che è connessa la frase con la precedente. Vediamo quali sono gli obiettivi di sostenibilità ambientale, cioè gli obiettivi a cui si dovrebbe puntare nella redazione della variante. Sono quelli con cui ci si confronta, insomma. Per l'aria, il contenimento dell'inquinamento atmosferico di emissioni dei gas climalteranti. Per le acque superficiali, la valorizzazione e la tutela del patrimonio idrico e la prevenzione del rischio idrogeologico. Per il suolo, il contenimento del consumo e la razionalizzazione dell'uso del suolo, deriva dal PTCP. L'utilizzo delle risorse, l'obiettivo è perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle potabili e ridurre i consumi specifici di energia migliorando l'efficienza energetica, promuovendo interventi per l'uso razionale dell'energia e l'impiego e la diffusione di fonti energetiche rinnovabili. Per ecosistemi e paesaggio, qui deriviamo dalla pianificazione regionale e provinciale, perseguire l'equilibrio ecosistemico e la ricostruzione di una rete ecologica, titolare aumentare la biodiversità con particolare attenzione per la flora e la fauna minacciate. Per il settore modello insediativo e aree verdi pubbliche, rendere sostenibile il modello insediativo urbanistico, ridurre e contenere l'inquinamento ambientale elettromagnetico. Per la mobilità, razionalizzare il sistema della mobilità e integrarlo con il sistema insediativo. E per il rumore, tutelare l'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico. La VAS individuerà, non sono stati individuati, gli indicatori, cioè come si fa a vedere se il piano sta ottenendo i risultati, gli obiettivi che si è posti. Diciamo, un indicatore potrebbe essere quantità di superficie tutelata all'interno del territorio comunale, interconnessioni ecologiche realizzate, diminuzione delle emissioni di gas serra tramite realizzazione di una serie di interventi, eccetera. Beh, e con questo si finisce questa fase, perché siamo appunto anche noi in una fase iniziale in cui abbiamo raccolto le informazioni, stiamo definendo il quadro ambientale e ci confronteremo tra breve con le azioni di piano. Bene, ringrazierei allora l'architetto Pozzi e il dottor Ruggeri per l'esposizione, per aver toccato un po' tutti gli argomenti che saranno oggetto appunto di questa
variante futura. E è vero sì che abbiamo parlato di argomenti a livello ancora di strategie, è però vero che contestualmente ci stiamo muovendo per dar corpo a queste che sono politiche e strategie che si tradurranno in un orizzonte temporale medio breve ovviamente in azioni che avranno poi effetti più o meno specifici e che ci troveremo poi a condividere con voi in quel processo partecipato che richiamavo all'inizio. Quindi oggi è stato un illustrare quelle che sono gli input, insomma, che l'amministrazione sta utilizzando. Domani vi chiameremo a interloquire e anche dare il vostro contributo per vedere, come diceva correttamente l'architetto Pozzi, come si traducono le strategie in azioni specifiche. Io direi però, data la specificità dei temi e visto che la platea è abbastanza eterogenea, di cogliere l'opportunità, se lo volete, di dare qualche contributo da parte dei professionisti che sono presenti in sala e che magari appunto hanno voglia di iniziare già in questa fase a dare degli spunti. E perché no invece delle domande, dei chiarimenti per chi invece come me ne mastica in maniera un po' meno da professionista e magari di questi aspetti che abbiamo toccato ha bisogno qualche approfondimento ulteriore. Quindi appunto, se lo volete, passerei la parola a chi vuole intervenire. Volevo fare alcune considerazioni. Vi ha sentito delle indicazioni di tipo assolutamente generale. Mi pare che si sia parlato poco però di alcuni aspetti. L'aspetto paesaggistico. Credo che sia importante andare a rilevare i difetti del piano approvato e gli effetti non solo del piano approvato ma di quello che ci stava prima, dei piani d'area eseguiti. Basta venire da Varese e imboccare la salita per vedere un paesaggio incredibile, cioè l'andare a costruire al margine del pianoro vuol dire scassare il territorio e mi sembra che anche nel vecchio piano alcune di queste cose si sono mantenute, tipo andare a mettere dei residui di aree industriali in vecchie cave dismesse che produrrebbero ancora di più questo effetto. E altri due effetti negativi che sono: se si vuole sviluppare il parco di interesse locale del Rant e quindi anche dell'asta della Padrona, non si può mettere al terminale degli insediamenti, così come è stato fatto sull'Olona col vecchio bacificio, no, per intenderci, e così come è stato fatto al Padrona con possibilità di insediamento della cava Catania. Ecco, queste due cose sono due punti estremamente sensibili che devono entrare in questo argomento, perché se si va a urbanizzare quelle due zone si va proprio in contrasto con i principi che si vogliono ottenere dal punto di vista sia ecologico che naturale. La ringrazio per mantenendo la volontà di non voler aprire in questa sede un dibattito, di sicuro però l'osservazione va accolta, anzi in quota parte è già stata accolta e trasferita. Ne prenderemo ovviamente, ce ne faremo carico, insomma, quindi è uno degli aspetti che stiamo andando a valutare con più attenzione questo. Grazie. Una considerazione, una domanda. La considerazione che mi fa molto piacere che al terzo tentativo la VAS venga fatta da un ente diverso da chi scrive il PDP. La domanda invece è una domanda specifica su quali sono le intenzioni politiche, perché l'architetto Pozzi diceva bene il PGT di prima è una cosa, questo un'altra, perché politicamente c'è un'intenzione e sentendo le intenzioni, ovviamente io le trovo condivisibili, sentendo anche quei principi ispiratori che ha elencato l'architetto sono condivisibili, vedremo poi nell'applicazione, però non si è parlato secondo me di una cosa importante che... si danno a diciamo liberare delle aree verdi, quindi togliere possibilità edificatorie da quelle aree. Questa possibilità edificatoria dove va a finire? Nel senso,
Il primo PGP, quello che chiamiamo il Manini, prevedeva un 15% in più di volumetria edificabile, comprese le criminalità, rispetto al vecchio PRG. Quello Damiani ne prevedeva un 20% in più rispetto al PRG. Questo, l'indicazione politica qual è rispetto al PRG o rispetto a uno di due PGP, insomma? Teniamo il verde e facciamo dei grattacieli oppure stiamo eliminando? E solo una domanda conseguente, visto che se ne parla in questi giorni anche rispetto alla cava Cattaneo, se questo strumento, questo nuovo strumento, che non va bene più lo standard, perché standard che uno dava, diciamo, perdere il diritto, ma prevede appunto delle volumetrie che si vanno a spostare, avete tenuto conto poi la solita manfrina del diritto acquisito, il mio terreno edificabile, non me lo togliete, io faccio ricorso, una valutazione che complessiva per capire alla fine soldoni, in cosa si traduce? Chiaro. Domande, cioè risposte brevissime a domande complesse, avremo modo di approfondirlo. Riguardo la disponibilità edificatoria, si cambia sostanzialmente il punto di vista. Come diceva una delle prime volte che abbiamo incontrato l'architetto Pozzi, il PGT per funzionare funziona come una pila bipolare: da una parte c'è l'interesse privato, dall'altra l'interesse generale, venendo a mancare uno dei due non ottieni l'effetto per l'altro. Spostiamo lo sguardo, come avevamo detto già 7 mesi fa, le potenzialità che Malnate esprime in quelle che sono ad esempio le aree da riqualificare. Quindi non è detto che andando a liberare aree verdi si va a depotenziare la capacità edificatoria complessiva del territorio. Non è detto ad esempio che volendo dare al verde un valore funzionale all'ente si va a perdere l'opportunità di ottenere quello che si vuole. Come detto mesi fa e in aderenza alle nostre linee programmatiche, può essere che il piano registri una generale riduzione della disponibilità volumetrica in alcuni ambiti, un incremento o comunque una diversa lettura in altri, ma tutto con la consapevolezza che non si deve andare a interrompere quel collegamento tra questi due poli. Nello specifico di Cava Cattaneo ovviamente il tema è in divenire, anche lì la posizione è chiara, non è una posizione che parte da una questione di principio ma da una lettura aggiornata del territorio, come appunto accennava correttamente l'architetto. Le condizioni negli anni sono cambiate. Quando si va a parlare di diritti acquisiti sicuramente non si può ragionare in un termine medio-breve, ma bisogna andare a ragionare in un termine invece più esteso, e quindi comparto per comparto andare a vedere quel diritto acquisito che storia si porta dietro. Nel caso specifico di Cava Cattaneo l'esame lo stiamo facendo nel dettaglio, quindi da lì alle azioni che verranno saranno motivate proprio anche da questa analisi. Comunque ripeto, poi avremo modo di illustrarle, non ci stiamo discostando comunque da quelli che sono gli indirizzi generali esposti a settembre, quindi quelli che ho un po' esposto e riassunto. Poi ripeto, ognuna di queste risposte richiederebbe forse un quarto d'ora solo per affrontare tutti gli aspetti. Qualcun altro? Allora, se non ci sono altre domande o osservazioni, non mi resta che ancora ringraziare i professionisti che appunto si sono prestati a questa serata di informazione. Vi terremo aggiornati sui futuri incontri, ce ne saranno con la cadenza usuale, quindi grazie a voi per l'attenzione e alla prossima occasione. Grazie architetto, alla fine direi che è andata. Grazie.